Intanto la prima cosa che dovrei fare è chiedervi come state, perché il senso del, anzi ve lo chiedo, perché il senso di questa cosa che stiamo facendo come Federazione Nazionale ormai da qualche mese, abbiamo interrotto nei due mesi più caldi dell'estate, è esattamente questo, cioè quello di, da una parte di ridurre un po' le distanze fra la federazione nazionale, le federazioni regionali e i posti di lavoro, le delegate e i delegati, chi materialmente la sanità la fa tutti i giorni, e dall'altra provare a costruire un po' un racconto che intrecci le diverse realtà, perché insomma non sono tutte simili, ma dall'altra parte, come diceva Giacatello, non si limiti a mettere in evidenza le criticità che sono tante, ma anche il lavoro eccezionale che viene quotidianamente fatto per portare avanti questo nostro servizio sanitario nazionale. Quindi il senso dell'iniziativa è questo. Noi siamo in una condizione, diceva Monica, lo riprende Giacatello, un po' complicata, perché stiamo portando avanti una trattativa per un rinnovo del contratto che in realtà è molto indietro, per il semplice motivo che il governo non ci ha messo le risorse sufficienti neanche per poter fare una discussione dignitosa, diciamo così. Tenete conto che il contratto che noi dobbiamo rinnovare è un contratto che avrà vigenza 22-24, quindi questo sarebbe l'ultimo anno di vigenza del contratto. Mal contati, perché alcuni dati non sono ancora stabilizzati. Noi possiamo pensare che nel triennio l'incremento del costo della vita, l'inflazione, sia stata più o meno attorno al 16-17%. Il governo, a fronte di quello, ha stanziato risorse per il 5,78%, quindi siamo grosso modo a un terzo di quello che ci è stato eroso. Quindi diciamo la richiesta è che più o meno tutte le organizzazioni, non proprio tutte, più o meno tutte le organizzazioni stanno facendo al tavolo, non solo lì ma in generale anche per gli altri contratti pubblici, è di trovare ulteriori risorse. Quindi la trattativa è un po' bloccata ancora, e noi ci abbiamo abbastanza presenti che cosa servirebbe, non solo aumentare i tabellari ma lavorare sugli indennità, risolvere alcune questioni che sono uscite dall'applicazione dell'ultimo contratto, perché devo dire onestamente anche meno di quello che noi ci aspettassimo. Il contratto che abbiamo sottoscritto il 19-21 è stato veramente, ha cambiato un sacco di robe, no? E quando cambi tanto è normale che ci possano essere delle cose che non girano per come avevi pensato, o anche banalmente degli errori che capitano sempre, e quindi sono cose che vanno messe a posto. Ma per fare tutto, compreso far decollare il sistema degli incarichi, che è la vera scommessa che ci sta lì dentro, noi abbiamo bisogno di avere risorse da mettere a disposizione. Però insomma, adesso al di là di questo, oltre al fatto che so che avete una batteria di domande che mi inquietano sempre moltissimo, però è anche ascoltare, sentire da voi quali sono le difficoltà che incontrate, i problemi che ci sono, come fate fronte al fatto che poi comunque queste macchine viaggiano 7/7 H24, e sono abituato a non fermarsi mai, insomma. Quindi il senso è un po' questo. Lo dico prima perché così sono sicuro di non perdere un colpo alla fine. E il senso è anche quello di ringraziarvi a nome della Federazione Nazionale, oltre che il mio personale, per tutto il lavoro che fate quotidianamente, che ovviamente non è mai facile, no? Fare rappresentanza in una situazione come quella che stiamo generalmente attraversando come paese, in particolare nella sanità, in particolare nella sanità pubblica, è molto impegnativo, ok? E so, perché vedo anche i risultati che state conseguendo, che lo fate con una grande passione, mettendoci come sempre il vostro, e quindi questo vi ringrazio, vi ringraziamo tutte e tutti. E ovviamente siamo alle porte di una serie di appuntamenti molto significativi, insomma contiamo sul fatto che possiate continuare a lavorare bene come state facendo.